E allora, onorevole Di Pasquale, cos'è successo oggi in aula questa sconfitta di Musumeci? A te la parola. Ma questa sera veramente è stata un'altra serata catastrofica di questo Parlamento e di questa maggioranza. Riescono veramente a fare brutta figura sulla base sul nulla. Oggi abbiamo votato i delegati della regione siciliana per eleggere il presidente della Repubblica. In poche parole, dalla votazione sono risultati eletti tre componenti, di cui il presidente della regione, il presidente dell'assemblea e un componente che abbiamo eletto l'opposizione, che è l'onorevole Di Paola del Movimento 5 Stelle. Dalla votazione Musumeci raggiunge, rispetto ai 40 oltre voti di Miccichè, raggiunge solamente 29 voti, quindi arriva ultimo anche dopo Di Paola, che prende 32 voti. Cioè, la sua stessa maggioranza, che è fatta di 35 parlamentari, 37 parlamentari, non lo vota neanche per rappresentare la Sicilia al presidente della regione, per rappresentare la Sicilia per l'elezione al presidente della Repubblica. Una vergogna. Arrivato a quel punto, Musumeci si è visto mortificato, chiede la parola che non gli viene data, l'aula viene sospesa. Ovviamente si capisce che Musumeci si vuole dimettere. Iniziano tutti gli assessori a mettersi intorno a Musumeci per convincerlo a non dimettersi, e inizia a parlare con tutti i deputati, perché capiscono una catastrofe, significa che si va a votare. Ovviamente noi chiediamo di dare la parola a Musumeci, la parola non gli viene data, l'aula viene sospesa per 5 minuti, alla fine la sospensione dura quasi un'ora, fino a quando Musumeci viene convinto e si allontana dall'aula, perché se lui si fosse dimesso in aula le dimissioni erano irrevocabili. Guardate, uno schifo, mentre la Sicilia è in mezzo al Covid, abbiamo problemi sanitari infiniti e siamo in mezzo a una strada, questa maggioranza passa il tempo e lascia questo quadro drammatico di questo presidente, appunto, di questa maggioranza, un presidente della regione che se ne va a votare il presidente del Quirinale, delegittimato dalla sua stessa maggioranza. Una vergogna. Vabbè, quindi non ci sono le dimissioni, è vero, onorevole? No, senza dimissioni. E quindi ora si aspetta, ora lui poi se n'è andato, ha fatto un comunicato stampa dove prende atto di questo, ci farà sapere che cosa farà, ma io sono convinto che tutte le forze politiche che gli stanno accanto, gli assessori e i deputati che hanno paura di andare a... Guardate, un'altra pagina delle più brutte di questo governo, di questo governatore e di questa maggioranza. Va bene, grazie onorevole, vediamo che sei in macchina, quindi ti abbiamo colto in un momento particolare. Buon viaggio, ciao, grazie onorevole.